Dopo aver lasciato Sibiu alla volta di Shigishuara, siamo passati per la cittadina di Medias. Ecco alcune immagini. Si tratta di un centro dacico fortificato dai romani e colonizzata dai sassoni. Pensate che in una delle quattro torri della fortificazione sassone del XV secolo, Mattia Corvino fece rinchiudere nel 1467 il voivoda valacco Vlad Tepes. E qui due storie finora parallele si incrociano. La prima, quella di Mattia Corvino, di cui abbiamo già parlato, uomo politico potente e stratega che seppe dar lustro all'Ungheria nel periodo del suo regno. Un altro personaggio è un personaggio anche lui leggendario, da un lato un eroe, da un altro lato un terribile carnefice. Egli fu un principe della Valacchia di nome Vlad, detto l'Impalatore, meglio conosciuto come Dracula. Ma prima di parlare di questa nuova storia in questo nuovo giorno di viaggio, vi vogliamo lasciare ancora un po' in suspense. Prima, infatti, visiteremo questa cittadina in cui siamo, Biertan, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1993. Quello che ci apprestiamo a visitare è una chiesa fortificata costruita, secondo la leggenda, su una manciata di sabbia che la figlia di un gigante avrebbe fatto cadere di tasca. L'ingresso a questa fortificazione avviene attraverso la piazzetta principale di questo piccolo borgo agricolo e si sale attraverso questa scala interamente coperta in legno con i gradini che sono rampe di gradini di 7 in 7 per ricordare i giorni della settimana. Fondato da coloni sassoni del XII secolo, Biertan fu per tutto il XVI secolo un importante mercato e sede vescovile luterana. Fino al secolo scorso, nel punto più alto del villaggio, i coloni sassoni costruirono una basilica a sala in stile gotico, circondandola poco dopo di una cinta muraria. All'inizio del secolo seguente, la chiesa fu rimaneggiata in stile tardo gotico e venne fortificata con altre due cinte murarie. Questa è la porta della sacrestia in legno intarsiato. Pensate che ha 15 chiavistelli di chiusura, che è una misura di sicurezza eccezionale per l'epoca. Sono integre le quattro torri principali della cinta interna di questa fortificazione. Noi ci troviamo in una di queste, che è la Torre del Mausoleo. È chiamata così perché ci sono 9 pietre tombali dei vescovi qui raccolte nel 1913. Poi abbiamo una torre che è interamente in legno, un'altra che ha una particolarità un po' assurda, diciamo, perché la torre orientale fungeva da prigione per i coniugi che intendevano separarsi. La coppia veniva tenuta prigioniera, pane e acqua, nella stessa cella fino a ritrovare l'accordo. Poi c'è un'altra torre, detta anche torre cattolica, per la cappella dell'interno riservata ai fedeli che dopo la riforma si rifiutarono di aderire al nuovo credo. E adesso ci dirigiamo verso Shigishuara, verso nuove avventure. Venite con noi.
siamo arrivati a Sikishoara. Sikishoara è la cittadella medievale meglio conservata d'Europa, riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. La città fu fondata nella seconda metà del XII secolo dai coloni sassoni che la chiamarono Schassburg. Entra per la prima volta nella storia con un documento del 1280 che la cita con il nome latino di Castrum Sex. Nella Transilvania, dominata dall'Ungheria, fu con la denominazione di Segesvár che ottenne nel 1367 il riconoscimento di città. La cittadella si cinse di mura munite di torre che, come in tutte le città fortificate della Transilvania, portano il nome delle ricche e potenti corporazioni di mercanti e artigiani incaricate di difenderle. Sikishoara, buongiorno, ho detto! Grazie a te, ciao! Ciao! Turnu de Ceas, la torre dell'orologio, alta 39 metri e mezzo, è il simbolo di Sikishoara. Venne costruita nel XIII secolo e fino al 556 fu sede del consiglio della città. Nel 1676 venne gravemente danneggiata. Nel 1891 il tetto fu ricoperto di tegole in ceramica, policroma, smaltate. Presenta un carillon di figure mobili alte più di un metro e raffiguranti i giorni della settimana. Si spostano a mezzanotte. Siamo in piazza Museu Lui. Qui, al numero 6, sul lato sinistro, sorge la casa in cui visse dal 1431 al 1435 Vlad Dracul, figlio di Mircea il Vecchio e padre del più famoso Vlad Tepes, l'impalatore, il celeberrimo Dracula. Passiamo in quest'altra piazzetta, la piazza Cetati. Qui questa città è molto movimentata, c'è molto casino, perché qua vengono tutti per sentirsi nell'atmosfera di Dracula e anche un po' abbastanza strumentalizzato, direi. Comunque, in questa piazza ci sono molti edifici barocchi e c'è questo edificio particolare alle mie spalle, in cui c'è un cervo. Ma attenzione, è la Casa du Serb, è in stile rinascimentale transilvano del XVII secolo. Prende il nome dalla testa di cervo in legno con corna naturali, posta a ornamento della facciata all'angolo con la strada Scioli. Stiamo salendo attraverso la Scala Scholi, questa scala coperta in legno del 1642 che è composta da 177 gradini e saliamo verso la parte più alta della cittadella. Per comprendere Dracula è bene spiegare l'origine di questo soprannome. Nel 1431 l'imperatore Sigismondo dette una collana ed un medaglione d'oro con inciso un drago a Vlad II, padre di Dracula, investendolo così del Sacro Ordine del Drago, un'organizzazione semi-monastica fondata dallo stesso Sigismondo insieme alla moglie Barbara von Chili il 12 dicembre 1418, con il compito di difendere la cristianità del Sacro Romano Impero dalle continue minacce della potenza ottomana. E da quel momento iniziarono a soprannominarlo Dracul, Dracula. Vlad Dracul, Vlad il diavolo, invece di Vlad Dragulon, Vlad il drago. Ed è forse in questi due possibili significati una delle ragioni della confusione tra diavolo e vampiro, che in alcune lingue ha portato ad associare Dracula a un vampiro. Questo nomignolo è mutato poi in un cognome per i suoi discendenti. Ecco come dunque si spiega il fatto che il suo secondogenito sarebbe stato chiamato Dracula. Agli storici ottomani egli però non è noto come Dracula, ma come Vlad Tepes, che significa in lingua rumena l'impalatore. Vlad III nacque nel novembre o dicembre 1431 qui a Sikishoara. Il legame con la città si esaurì poco dopo perché giovanissimo, insieme a un fratello, fu spedito dal padre a Edirne per servire il sultano del corpo dei Giannizzeri e più tardi, da voivoda, fissò la sua residenza nella Valacca Targoviste.
Pur con metodi che fecero orrore agli stessi ottomani, Vlad Draculé è celebrato come il difensore dei rumeni contro gli stranieri, non importa se turchi invasori o i mercanti sassoni tra i quali era nato. Stratega e uomo di Stato che nei 45 anni della sua breve vita si guadagnò il rispetto di tutta l'Europa. Nicolò Modrussa, un delegato del Papa Paolo II, il quale ha visto su Vlad Tepes descriverlo come un nobile di mistero, essendo non troppo alto di statura, ma molto forte e robusto, freddo e terribile, con un gran naso aquilino, narici larghe, un volto magro e rossiccio, con grandi occhi verdi spalancati e incorniciati da nere ciglia, molto folte e lunghe, che davano agli occhi un aspetto terrificante. Il viso e il mento erano rasati, ma portava i baffi, le tempie larghe aumentavano l'ampiezza della fronte, un collo taurino univa la testa alle sue larghe spalle coperte da ciocche nere dei suoi lunghi capelli neri. Il vampiro dei Carpazi, più comunemente conosciuto come Dracula, è nato da un mito, da un'immagine che è stata mediatizzata dal 1488 con le favole tedesche di Dracula Voivoda, apparsa a Norimberga illustrata da xilografie. Dalla fusione di favole tedesche e folklore, Vlad Tepes Dracula è divenuto il più famoso personaggio della Transilvania del XV secolo. E per uno strano gioco di lessico veniva chiamato Vlad Draculea, dove il suffisso ea vuol dire semplicemente figlio di. Un fraintendimento linguistico è dunque all'origine del cognome che l'irlandese Bram Stoker diede al conte transilvano protagonista del suo fortunatissimo romanzo post-gotico del 1897. Prosegue. Siamo arrivati a Bran, dove sorge un castello che la fantasia di molti ha associato alla figura di Dracula, ma che nella realtà storica non è che c'entri proprio tanto. Vabbè, però noi continuiamo la nostra storia. Vlad Tepes crebbe con il fratello Radu tra le corti della nativa Sighisoara e della nuova capitale Tirgoviste, strategicamente situata sulle alture dei Carpazi meridionali, dette anche Alpi Transilvaniche. Vlad, nuovo principe di Valacchia, duca di Amlas e Fagaras e cavaliere del Sacro Ordine del Drago, giura fedeltà al nuovo re d'Ungheria e signore della Transilvania, Mattia Corvino. Uno dei primi provvedimenti presi dal nuovo principe è lo sterminio dei nobili, che giurano fedeltà a Vladislav II, che finiranno tutti impalati nel cortile del Palazzo Reale di Tirgoviste. Nel 1457 Vlad invade la Transilvania, saccheggiando la regione di Sibiu, probabilmente per scovare il fratello Vlad il Monaco, anch'egli pretendente al trono valacco, e per vendicare la morte del padre. Il nuovo monarca, Mattia Corvino, aumenta le sanzioni imposte ai mercanti e ai nobili valacchi, e ciò non fa che aumentare l'odio di Dracula nei confronti della Transilvania, già macchiatesi dell'assassinio del padre e del fratello. Infatti, entrambi erano stati uccisi da Giovanni Uniadi, padre di Mattia Corvino. Così, nell'aprile del 1459, Vlad, stanco di sopportare le pesanti punizioni di Mattias, invade la città transilvana di Brașov, profanandole la chiesa e impalando gran parte dei cittadini e dei nobili sulle colline intorno alla città. È in questa occasione che Vlad mangia i cadaveri impalati. Ma le incursioni punitive di Dracula in Transilvania non si fermeranno qui. Tra tutte, una delle più sanguinose fu quella del 24 agosto, la notte di San Bartolomeo, ad Amlas, dove furono impalate più di 20.000 persone. Come forma di vendetta, alcuni anni più tardi fu pubblicato un libro che raccontava gli atti di crudeltà di Dracula. Questo, messo insieme al folklore e ad altri fattori, come il suo modo originale di uccidere, cioè impalando, ed il suo piacere nell'uccidere, porta alla storia moderna di Dracula. Nell'inverno del 1461 la Valacchia dichiara guerra alla Turchia, che continua la sua avanzata inarrestabile. Per resistervi Dracula però ha bisogno di aiuto, ma né il re ungherese Mattias né il cugino Stefan gli forniscono appoggio, e così il potente sultano Mehmed II, detto il conquistatore, entra in Valacchia. Radu, fratello di Dracula, viene nominato principe di Valacchia e gli viene dato il compito di trovare il fratello e di ucciderlo.
Dracula si rifugia così nel suo castello di Argés insieme alla moglie, che per la paura di cadere nelle mani dei turchi una notte si ucciderà gettandosi nelle acque del fiume Argés, che prenderà poi il nome di fiume della principessa. Scappato dal castello e tornato in Transilvania, Dracula viene arrestato dai soldati di re Mattias e rinchiuso nella torre di Salomone del castello ungherese di Visegrad, dove vi resterà per 12 anni. Negli anni di prigionia, Dracula ottiene il consenso di sposarsi con Ilona Villaggi, parente del re ungherese, a patto di convertirsi al cristianesimo. Vlad, finalmente libero, viene nominato comandante della crociata e insieme al cugino Stefan e al principe provvisorio di Valacchia, Basarab III, sconfigge i turchi, scacciandoli definitivamente dal suolo valacco. L'anno successivo, i tre firmano un patto di alleanza tra Valacchia, Moldavia e Ungheria. Dracula, ufficialmente riconosciuto come legittimo pretendente al trono valacco, decide di intraprendere una guerra per spodestare Basarab III, passato dalla parte nemica. Dracula conquisterà prima la capitale Tirgoviste, poi entrerà a Bucarest e successivamente riprenderà il controllo delle sue terre, venendo nominato principe di Valacchia dal Consiglio dei Boari. A Bucarest costituisce il castello di Bucarest come fortezza nel 1459, che diventerà la capitale della Valacchia dal 1659 e dal 1859 diventa la capitale dei Principati Uniti Rumeni. Però nel 1476 Vlad morirà nella battaglia con Basarab III, tornato con un esercito di turchi. Vinta la battaglia, Basarab III, probabilmente colui che uccise personalmente Dracula, inviò poi la testa di quest'ultimo al sultano turco presso la corte di Costantinopoli. Dracula venne poi sepolto nel monastero di Znakov e i suoi resti non verranno mai ritrovati. Nella cinematografia, Dracula e la Transilvania, luogo dove sorge il misterioso castello con i vampiri, nel bel mezzo di una fitta e buia foresta, è divenuto il set di oltre 750 produzioni tra film e documentari. Quello più famoso, realizzato dal regista Francis Ford Coppola, Dracula appunto, del 1992. Del Krai sorge questo castello costruito nel 1378 su uno sperone di una roccia. Il castello di Bran doveva difendere e controllare la strada commerciale che univa la provincia di Valacchia alla Transilvania. Era anche un posto di dogana e residenza reale. Fu costruito nel XIII secolo dal cavaliere sassone Dietrich dell'ordine teutonico, da lui prese il nome di Dietrichstein. In seguito a un decreto di Luigi I d'Angiò, sovrano ungherese, la cui autorità si estendeva all'epoca su tutta la Transilvania. Le prime informazioni sul castello ci sono fin dal 1377, quando il re magiaro Ludwig de Anjou accorda il diritto degli abitanti di Brasov a costruire una fortezza di pietra su una roccia che permetteva la sorveglianza della strada commerciale verso Bran. Sede di guarnigione all'inizio del XV secolo, la fortezza era dominio del Volvota Valacco, Mircea Cein Bartin il Vecchio e dei suoi discendenti. Dopo la dominazione valacca passò nelle mani del Volvota Iancu de Haunidora di Transilvania. Il castello è stato per lungo tempo occupato dai Magiari, dai Secco, dagli Austriaci, avendo per posizione strategica una funzione sia militare che economica. Tra il 1920 e il 1948 il castello è di proprietà della regina Maria di Romania, poi della sua figlia Ileana. Dopo questo periodo il castello è stato abbandonato fino al 1956, quando, a seguito di una parziale ristrutturazione, è come appare oggi. Nonostante questo non sia il castello di Dracula, ma è solo una leggenda, guardate cosa ci ruota intorno.
Allora, mi spieghi perché il castello di Bran è stato definito il castello di Dracula quando in realtà non aveva niente a che fare col conte Vlad? Allora, semplicemente questo, perché il romanzo di Bram Stoker descrive un castello e il castello descritto è proprio il castello di Bran. Quindi i rumeni ne hanno approfittato subito e hanno creato intorno a questo castello tutta questa nomea di castello di Dracula, anche se in realtà lì Vlad praticamente non c'è mai stato. Abbiamo visto che cosa c'è. Stoker ha descritto un castello, quello che era un castello fiabesco, diciamo così, ha descritto Bran. I rumeni hanno approfittato dei fini commerciali anche perché sono molto poveri, quindi hanno visto una possibilità di ricchezza, hanno sfruttato al massimo questo castello e quello è diventato il castello di Dracula. La Romania, infatti, è uno dei paesi più superstiziosi e le leggende si sono tramandate fino ai giorni nostri. Tant'è che molti romeni sono convinti che i vampiri esistano, eh sì, e che siano spiriti che transitano tra il mondo dei vivi e quello dei morti, e li chiamano strigoi. Un'altra leggenda che poi i rumeni hanno unito un po' in queste leggende metropolitane sono quelle dei tre spiriti femminili che danzano sull'erba e sono chiamati Ielei. Insomma, tutte queste tradizioni mischiate insieme, Stoker le ha prese e le ha unite alla figura di Vlad e ha creato il suo romanzo, creando appunto la figura di Dracula, il vampiro, costretto a uno stato di semimorte, insomma, per espiare tutte le atrocità che aveva fatto in vita e costretto a cibarsi, a nutrirsi del sangue umano. Ma il castello di Dracula poi esiste o non esiste? Il castello di Dracula, non di Dracula, di Vlad. Esiste, cioè è esistito, adesso non c'è più perché ci sono solo delle rovine. Questo si trova a Poienari, che è nella valle del fiume Argesh, in Valacchia. Vabbè, comunque, tanto per concludere questa parentesi, c'è una bella differenza tra Vlad Tepes e Dracula il vampiro. Sono due cose completamente diverse.